Viviamo in un contesto in cui di situazioni strazianti ne vediamo veramente ogni secondo. È un momento difficilissimo, le vediamo sofferenze per i nostri animali, per i quali siamo qua e cerchiamo di veramente far sì che possano avere meno sofferenza possibile. Però c'è tanta sofferenza anche per noi umani, per cui parlare oggi di felicità sembra quasi un'eresia, è vero. Come si fa, mi domando, a parlare di felicità quando ci sono solo motivi per essere molto tristi, molto disperati, molto abbattuti? Ecco, allora abbiamo pensato che ci può essere qualcuno che ci può raccontare come essere felici. E ho l'onore e l'orgoglio di presentarvi uno psicologo che ha accettato con entusiasmo di fare parte anche lui di questa famiglia che si sta sempre più ingrandendo del Boetico Vegan Festival. Abbiamo con noi oggi pomeriggio il dottore psicologo Massimo Zanetti, che è qua con noi. Quindi lo accogliamo con un applauso. E ci racconterà appunto di questo stato emozionale della felicità. Ecco, io sono curiosa perché effettivamente imparare ad essere felici penso che sia un'arte. La conferenza in questione, felicità da emozione a stato dell'anima. Lascio la parola allo psicologo in questione, Massimo Zanetti. Grazie per essere qua. Grazie per aver deciso di partecipare al Boetico e, come ha detto Marina, grazie per essere qui in questo momento. E l'argomento è particolare, poi succedono, come ha detto Marina, un sacco di brutte cose, ad esempio il terremoto che ha appena ucciso almeno 250 persone. E parlare di felicità in questo contesto diventa quantomeno di poter mantenere la felicità in occasioni come queste diventa complesso. E ho sentito Renzi dire una parola che viene in mente in questo caso è emozione. E emozione nel senso ci si può sentire molto male, è una cosa che dura, che ha una durata comunque limitata, ha una durata che può essere in un certo senso misurabile. E mi permette di misurare questo stato di sofferenza e in un certo senso tesaurizzarla per vedere quando non sono quando soprattutto non mi capita in prima persona, per vedere quello che posso fare, ad esempio nel nostro caso, che non l'abbiamo subito direttamente, come posso aiutare, come posso partecipare, donando qualcosa o ad esempio andando ad aiutare, chiedendo se hanno bisogno di una mano. E per quanto riguarda l'argomento di oggi, felicità da emozione a stato dell'anima, l'idea è di cercare di capire se sia possibile sentirsi felici, intendendo per felicità una condizione di stabile e profonda, una condizione di stabile e profonda serenità. Se sia possibile mantenere un livello di stabile e profonda serenità come linea di base, come linea basale nel proprio quotidiano. Di felicità negli ultimi anni ne parlano in tantissimi, ci sono esami nelle università che riguardano la felicità, ci sono gruppi di ricerca in diverse università nel mondo che si interessano a come si possa raggiungere, come si possa mantenere, come si possa aumentare
il livello permanente di felicità. Uno su tutti è Martin Seligman. Martin Seligman è uno psicologo che è tra i fondatori di quella che viene definita psicologia positiva. E, secondo lui la felicità è, secondo lui la felicità è il benessere, è identificabile con quello che viene definito come benessere. E felicità è sostanzialmente una parola contenitore, una parola come intelligenza, è una parola che racchiude diverse definizioni e che generalmente può essere considerata come, può essere considerata, analizzando le definizioni esplicite e le definizioni implicite, ovvero quello che noi sentiamo. Nel caso dell'intelligenza, le definizioni implicite possono essere le competenze nella comunicazione, le competenze relazionali. Molto spesso viene considerata l'intelligenza da un punto di vista di capacità di risolvere problemi, capacità di migliorare le proprie capacità. Rimane il fatto che sia una parola contenitore, come felicità, e che preveda un numero pressoché infinito di variabili al suo interno. E, felicità, da un punto di vista della definizione implicita, può racchiudere sostanzialmente tante definizioni quante sono le persone al mondo. Generalmente un buon accordo è voler evitare di soffrire e voler evitare di far soffrire le altre persone, di condividere la sofferenza. E quindi cercando di evitare tutto quello che mi fa star male, cercando di evitare tutto quello che fa star male gli altri esseri viventi, arrivare a comprendere cosa banalmente mi faccia stare bene, mi faccia migliorare la mia condizione. Tra le definizioni implicite, ad esempio Confucio dice che la felicità non è non cadere mai, le parole che vengono attribuite a Confucio, la felicità non è non cadere mai, ma è rialzarsi ogni volta che si cade. Quindi in un certo senso lui dà valore a quello che adesso viene definito come resilienza, la capacità di riprendersi dopo una sollecitazione negativa. Roberto Saviano dice una cosa, secondo me, che rispecchia il suo stato d'animo, ovvero quello che ho trovato nella definizione che lui dà di felicità è passeggiare con qualcuno, passeggiare libero. Evidentemente lui evidenzia una cosa che fa fatica ad ottenere, a mantenere in questo periodo, come tutti sappiamo, vive sotto scorta da moltissimi anni. Nietzsche dice che la felicità, sempre tra le definizioni implicite, ovvero quello che probabilmente queste persone sentono essere la felicità, sentono rappresentare la felicità. Secondo Nietzsche, la felicità non è fare quello che si vuole, ma è volere quello che si fa. Volere quello che si fa è un concetto interessante, nel senso che mi permette, ed è una cosa che capita anche nelle interazioni con i pazienti, nella psicologia molto spesso capita di suggerire la sostituzione del termine devo con la parola voglio. Non è così semplice, non è sempre fattibile, e quando non si riesce a formulare una frase togliendo il devo e sostituendo un voglio, cercare i voglio che sono all'origine, che sono alla base dei devo che ho messo nella frase che ho appena formulato. Ad esempio, devo pagare le bollette, può essere perché voglio la luce, e quindi se voglio l'energia nel contesto in cui sono, a meno che non mi renda indipendente, volendo questo pagherò il servizio che mi danno, in questo caso la luce. Secondo Pascal la felicità è una merce favolosa, ovvero più se ne elargisce e più se ne ha. Questa è una doppia interpretazione, almeno una doppia interpretazione, nel senso che più se ne elargisce più se ne ha in cambio, oppure volendo più se ne elargisce più se ne ha a disposizione. E questo rispecchierebbe anche, secondo le neuroscienze, rispecchierebbe anche in parte l'architettura del cervello, ovvero il nostro cervello non è un contenitore per quanto potenzialmente ampio
e che abbia comunque una capacità limitata. E funziona? Ma dai. Funziona? Funziona ramificando, funziona aumentando le informazioni e più ne ho a disposizione, più riesco ad aumentare il livello di informazioni e a consolidarle e a creare relazioni, più ho dati in memoria e più diventa facile acquisirne degli altri. Quindi, per quanto riguarda la felicità, più se ne elargisce, più se ne ha, potrebbe essere interpretato in questo modo. Più riesco a condividere la mia condizione di felicità, a cercare di far sì che gli altri esseri viventi siano felici, più probabilmente ne avrò a disposizione. Poi alla fine, la quinta e ultima nelle definizioni implicite, è la mia preferita, è Charlie Brown, che dice: la felicità è abbracciare un cucciolo. È arrivata proprio. Ed è arrivata, sì, eravamo d'accordo, assolutamente, eravamo d'accordo. E a dire la verità, se si va a cercare la frase tradotta, è: la felicità è un cucciolo da abbracciare. Però penso che si possa avere più felicità considerando l'azione, considerando il gesto, non nell'idea di avere qualcosa, qualcuno o quello che è in un certo qual modo da possedere e comunque da abbracciare. Probabilmente è l'azione che fa la differenza. E quindi, per quanto riguarda le definizioni esplicite, si potrebbe andare avanti tutta la vita. Probabilmente, se lo chiedessi ad ognuno di voi, e se ne avete voglia di parlarne volentieri, ognuno di voi avrebbe una propria definizione di felicità, magari influenzata ovviamente influenzata dalle esperienze, magari influenzata da quello che è stato detto da qualche figura autorevole, dall'unione, la commistione di diverse definizioni che avete avuto, che vi sono piaciute e su cui vi siete formati. Per quanto riguarda la definizione esplicita, abbiamo Seligman, che in un certo senso la equipara a quello che viene definito benessere, potrebbe essere, e questo trova d'accordo buona parte della psicologia, quantomeno quella cognitiva, e per esempio il Dalai Lama, come rappresentante del buddismo, è stato mentale di calma e profonda serenità. Calma e profonda serenità significa che, nonostante le avversità, nonostante tutto quello che mi può capitare nel bene e nel male, io comunque posso stabilire un livello permanente di benessere, di felicità. E la cosa interessante è che, probabilmente, se è vera la storia della ramificazione, più se ne elargisce, più se ne ha, se è vero che il mio cervello più informazioni ha, più riesce a fare connessioni, più riesce a condividerle e più è in grado di acquisire informazioni, consolidarle, mantenerle e soprattutto utilizzarle nell'ambiente esterno, e probabilmente è possibile non solo avere un livello di base di felicità, ma anche aumentarlo costantemente e dimostrare e mostrare agli altri come quanto, in un certo senso, sia, c'è chi lo definisce intuitivo, possa diventare intuitivo mantenerlo, trasmetterlo, condividerlo. Ora, come dicevo prima con Marina, il mio approccio alla felicità è un po' da secchione, gli anglosassoni lo definiscono da nerd, alcuni danno una connotazione positiva, altri negativa, c'è chi dice geek, comunque cercare di comprendere se possa esistere un metodo, possa esistere una disciplina o un metodo da applicare con disciplina che mi permetta di addestrare la mia mente per essere felice, ammesso che mi interessi. A proposito delle citazioni che ho fatto, che farò, Orazio Etchegoyen è morto quest'anno nel 2016, era nato nel 1919, quindi non si vive mai abbastanza, però comunque ha avuto una vita lunga e probabilmente piena e interessante. Lui ha scritto I fondamenti della tecnica psicanalitica, è medico psicanalista argentino, ed è stato il primo latinoamericano a diventare presidente della IPA, che è l'International Psychoanalytic Association, ed è una cosa non banale. Orazio Etchegoyen dice: l'originalità dipende da quel che si sa su quanto è già stato detto.
Anche questo ha almeno due interpretazioni. Una, portate pazienza se farò citazioni che attribuendole a qualcuno che secondo voi invece non l'ha detto o sapete per certo che ad esempio non abbia detto Charlie Brown la felicità è abbracciare un cucciolo, ma derivi da qualcun altro. L'altra è che dipende da quel che si sa su quanto è già stato detto, nel senso che più informazioni ho, più cose so e più probabilmente sarò in grado di dare un'interpretazione, almeno per quanto riguarda l'originalità, che tenda ad essere obiettiva. Probabilmente anche più sarò in grado di condividere le informazioni che ho e più tutti insieme potremo determinare una convergenza di opinioni in un determinato ambito. Non è detto che sia quella giusta, non è detto che sia la migliore, non è detto che sia corretta, però una convergenza di opinioni produce, e soprattutto per come siamo costituiti noi esseri umani, produce un valore di certezza che dà conforto, quantomeno. A proposito di questo, poi del metodo, della disciplina per applicare una qualsiasi indagine, per verificare una qualsiasi informazione, ne parliamo. A proposito di questo, Patricia Churchland è filosofa canadese-americana, dice un sacco di belle cose e una secondo me importante per me che ho un approccio da nerd è la mente umana rimarrà sempre più complessa di tutte le teorie che riuscirà a generare. Questo potrebbe essere un po' triste, ma dà un grande spazio di manovra se si fa ricerca, se si condividono le informazioni con il dovuto approccio. Lei in realtà dice che un dispositivo che costituisce una teoria è necessariamente più complesso della teoria che ha generato. E, applicato alla mente umana, il concetto è questo. E, un'altra cosa, Patricia Churchland fa parte, come filosofo, dell'eliminativismo. È una corrente filosofica, il materialismo eliminativo, che per quello che riguarda quello che condividerò qui, sostanzialmente sostiene che la mente sia il cervello e l'organizzazione dei pensieri sia l'organizzazione del cervello. Loro vanno oltre e dicono che mente, cervello e comportamento sono la stessa cosa. Quindi tutti gli aspetti metafisici, ci è arrivato che l'idea di Descartes fosse penso quindi esisto e quindi l'abbiamo interpretata come mente e cervello distinti, è una cosa che molto spesso si dà per assodata. E l'approccio olistico molto spesso fa strano, è talmente radicata in noi questa idea che si fa fatica ad accettare il pensiero che il pensiero sia il cervello, che quello che sto pensando adesso siano scariche elettriche, vibrazioni, piccole scosse nei neuroni, chimica e comportamento. Quindi la corrente eliminativista cerca di ridurre a zero tutti gli aspetti metafisici. Perciò mente, cervello, comportamento sono la stessa cosa. Questo può essere interessante se decido di considerare questo punto di vista accettabile, perché significa che non solo il mio pensiero determinerà i miei comportamenti, ma i miei comportamenti faranno sì che il mio pensiero si renda conto di quello che sto facendo. Tutti abbiamo sentito parlare di neuroni specchio. Il mio comportamento e il comportamento degli altri farà sì che io mi renda conto, in parte, di quello che sta succedendo. A proposito di questo, a proposito della percezione di quello del mondo esterno, la percezione della realtà, un fisico teorico si chiama Leonard Susskind e all'anagrafe è Leonardo. Figlio di un idraulico del Bronx che però gli ha dato questo gran bel nome e probabilmente, non so se il destino sia nel nome, comunque è un tizio che ha contribuito alla creazione della teoria delle stringhe assieme a un altro tizio importante che si chiama Gabriele Veneziano. Susskind è fra i fisici teorici che sostengono che la realtà potrebbe essere fraintesa dagli strumenti che abbiamo a disposizione, non solo dagli strumenti esterni, proprio da come siamo organizzati percettivamente, dalla nostra natura. Quindi il cervello, per quanto complesso, interessante, potente, probabilmente ha dei limiti, abbiamo dei limiti percettivi, e per ciò che riguarda la realtà
la fisica teorica ammette che è possibile che noi ne abbiamo una percezione parziale. Quindi non solo la visione, tutti i nostri sensi interagiscono in un modo interessante, intrigante, il meglio che abbiamo a disposizione, che però probabilmente è limitato. E Leonard Soskind, o comunque quella parte di fisica teorica, dice che potrebbe essere interessante non parlare di realtà, non definire in termini di reale o non reale, ma in termini di riproducibile. Ovvero, quello che vedo, e quindi anche come vivo la felicità, quello che mi fa stare bene, quello che mi fa stare male, è un vissuto, questa è un'ovvietà, però è un vissuto fortemente condizionato da come è costituito il mio cervello, dai sensi che ho a disposizione. Quindi, posto che quello che percepisco, quello che percepiamo come realtà sia definibile riproducibile, riproducibilità, i modelli che ho a disposizione, quello che vedo come reale, sono in realtà una mia percezione, e lo sono finché non arriva qualcuno che mi dimostra il contrario, posso, da secchione, cercare un metodo che mi permetta di vagliare tutto quello che mi fa stare bene e tutto quello che mi fa stare male, che non è, e anche qui dico un'ovvietà, non è quello che fa stare bene o quello che fa stare male, a parte il terremoto, a parte finire in un lager. Anche lì poi comunque Benigni ha fatto La vita è bella, è un film, però è un padre, il messaggio sostanzialmente, per quanto complesso, è un film, è che chi ha un perché per vivere può accettare qualsiasi come, e un padre, è un bruttissimo argomento, però un padre in una situazione come questa, un padre perché è Benigni, poteva essere una madre, poteva essere uno zio, una zia, aiuta, perché ha un perché per vivere, cerca di aiutare, aiuta per quanto è possibile, anche in un contesto così particolare, cerca di aiutare, in questo caso, il suo perché per vivere, che nel film è il figlio. E più o meno è la stessa cosa che dice Viktor Frankl. Viktor Frankl è il padre della logoterapia. In un certo senso la sua corrente, no, non in un certo senso, la sua corrente di pensiero è definita il terzo polo di Vienna. Uno degli altri due, per intenderci, è la psicanalisi di Freud. E Frankl sostanzialmente, attratto dalla propria esperienza nei lager, ha tratto più o meno lo stesso insegnamento. A parer suo, quello che mi permette di vivere è un senso, è la capacità, la possibilità di trovare un senso anche ad una condizione negativa estrema. E quindi non è fare quello che voglio, ma è volere quello che faccio, è rendermi conto del contesto in cui sono, comprendere come posso fare per modificarlo, ammesso che lo possa modificare, e comportarmi di conseguenza. Questo mi dà una visione obiettiva del mondo, e tende a darmi anche una visione obiettiva di come sono io. E un'ultima cosa a proposito del metodo, di come indagare, come posso fare a non lasciarmi fuorviare da quella che, secondo Soskind, non è la realtà, ma è il mio vissuto, è quello che io percepisco. E lui risponde considerandolo, cercando di comprendere se sia riproducibile. Come posso cercare di comprendere se sia riproducibile? Cercando di falsificarlo. Cercando di falsificarlo nel senso, il falsificazionismo di Popper, ha scritto un sacco di belle cose, tra cui congetture e confutazioni, prevede che io non cerchi verifiche, ed è una cosa che noi umani facciamo costantemente. Cavoli, tutti i semafori diventano rossi quando arrivo io. La mia vita fa schifo perché non sono riuscito a realizzarmi come volevo. Mi stanno morendo tutti intorno, e qui ci metto del mio. Sostanzialmente ho un punto di vista in cui carico quello che, e se è vera la storia che il cervello funziona come un albero che costruisce nuovi rami e su cui deposita e consolida e condivide nuove informazioni, se l'impronta che do è al negativo,
cercando conferme alle mie idee non positive, probabilmente mi renderò la vita impossibile in termini di felicità, che non è fare quello che si vuole, non è vincere, non è diventare stelle del cinema, o è una cosa carina, questo perché da un'indagine su migliaia di persone condotta ad Harvard, sono americani, però insomma comunque la maggior parte delle persone ha detto sarei felice se avessi un botto di soldi oppure se fossi famoso. E, ci sono invece un sacco di evidenze empiriche che mostrano che non sia così. Molto spesso chi vince dei soldi, una somma considerevole, quelli che diventano famosi, che fanno parte ad esempio del club dei 27, che non sono riusciti ad arrivare ai 30 anni, è possibile che abbiano un momento di gioia, di piacere, che spesso noi confondiamo con l'idea di felicità, e che poi però ritornino alla propria condizione di base. Anzi, molto spesso, dalle osservazioni condotte, e anche questa è un'ovvietà, risulta che più alto è il picco, più faccio fuochi d'artificio in un momento, a durata limitata, e più probabilmente avrò un ritorno che mi porterà oltre la mia linea di base, cioè solita, e mi farà rimbalzare in un momento che considererò addirittura tristezza. E questo gli psicologi dicono per contrasto cognitivo, perché la botta che ho preso mi fa vedere anche quello che magari è il ritorno alla mia linea di base come un momento di tristezza che non ho mai avuto. E, quindi cercare di falsificare le informazioni che ho a mia disposizione non è un atteggiamento negativo, ma anzi è ciò che mi permette di tesaurizzare quello che riesco a considerare di buono nelle informazioni che mi arrivano, nei metodi che analizzo, in quello che mi viene detto. E quindi senso critico. Qui siamo al boetico, quasi tutti abbiamo sentito dire io per primo, senza carne non si vive. Non so come esperienza personale se si possa nascere e crescere senza carne, però dal 98 adesso sono sempre stato bene e non toccando niente di origine animale. In più il mio livello di felicità risente in un qualche modo di questa condizione, che secondo me è positiva, cioè il fatto di non avere la sensazione di non contribuire a mettere in difficoltà qualsiasi altro essere vivente. E il mio approccio prevede la considerazione che la logica non sia la logica binaria in forma di 1-0, o vero o falso, o c'è o non c'è, ma è quella che definiscono fuzzy logic, è logica sfumata, ovvero in quello che c'è di vero sicuramente ci sarà anche una percentuale di falso, e più precisamente in quello che c'è di non falso ci sarà una percentuale di sicuramente falso. Gli scienziati quando analizzano un metodo, quando falsificano, nel senso verificano una teoria, arrivano alla conclusione che dal momento che non sono riusciti a confutarla, quello che hanno osservato è da classificare non falso con un margine di incertezza che per convenzione in ambito scientifico varia dal 5% all'1 per 10.000, 100.000, 1 miliardo si spera nel caso di un farmaco con potenziali effetti collaterali importanti, letali. Quindi posso essere felice utilizzando un metodo con disciplina che mi permetta di stabilire una condizione di base migliorabile costantemente e sostanzialmente all'infinito, grazie alla condivisione, grazie al potermi sentire meglio. C'è un buon accordo sia da parte della psicologia cognitiva sia del Dalai Lama come rappresentante del buddismo sul fatto che metodo e disciplina siano necessari. Io ho sentito dire che quell'uomo si alza alle 3 del mattino da quando è entrato in un monastero. All'inizio dice di aver fatto fatica, di non aver bene compreso come mai si funzionasse così, e adesso però sembra ci si trovi abbastanza bene. Quindi chiunque molto probabilmente ottimizza il proprio potenziale
in questo modo, con metodo e disciplina. Poi, il metodo che secondo me può ridurre la possibilità di prendere delle cantonate è quello che ho descritto adesso, con le mie ancore, quelli che sono i miei punti di riferimento. Sembra che per essere felici, psicologia cognitiva e Dalai Lama come rappresentante del buddismo sono d'accordo, gentilezza, generosità, per cominciare. E quindi, sì, Shepard ha ragione, comprate qualcosa, date qualcosa, perché non solo loro possono averne bisogno o anche no, non solo a loro potrà tornare utile, ma un botto di evidenze empiriche dimostrano che se sento di essere, e questo è soggettivo ovviamente, può essere dare 50 centesimi o 50 miliardi di euro, e se sento di avere fatto qualcosa per gli altri, se sento di essere stato generoso, se sento di essere stato gentile, molto probabilmente il mio cervello metabolizzerà e si riconfigurerà in base a questa sensazione, perché se è vero quello che dice Patricia Churchland, se è quello che afferma il materialismo eliminativo, quello che penso è il mio cervello, sono le connessioni del mio cervello, quello che penso è il mio comportamento. Il mio comportamento è, non è un riflesso, è la mia attività neuronale. E la mia attività neuronale e il mio comportamento sono, non sono riflessi, il mio pensiero. E a proposito di neuroni specchio, Gallese e Rizzolatti, da quando hanno scoperto i neuroni specchio, che per quanto riguarda l'interazione tra esseri viventi, da un punto di vista organico, confermano, segnano una svolta e confermano un dato importante, di cui magari molti di noi possono avere sensazione, però i neuroni specchio, purtroppo con sperimentazioni sugli animali, i neuroni specchio in quel caso, in quel momento, erano studiati sulle scimmie. Erano studiati sulle scimmie e uno sperimentatore del gruppo di Gallese e Rizzolatti ha notato, guardando gli strumenti, sembra per caso, poi non so se sia una leggenda, guardando gli strumenti che, osservando i meccanismi di prensione, osservando come funzionava da un punto di vista dell'architettura neuronale la prensione nelle scimmie, ha notato che la stessa attivazione, la medesima attivazione, poi questo dipende dalla precisione della macchina, magari le colonne di neuroni specchio sono pari a quelle deputate al comportamento vero e proprio, comunque al di là di quello, la scimmia aveva nel cervello la stessa attivazione neuronale vedendo lo sperimentatore, quindi un essere vivente ma di un altro gruppo rispetto al suo, vedeva un essere vivente fare lo stesso movimento. Quindi da qui a cascata un botto di studi sui neuroni specchio che nascono da osservazioni sull'apprendimento motorio, da osservazioni sull'attività cerebrale in campo motorio. Però comunque è innegabile che almeno in questo probabilmente abbiamo qualcosa che ci accomuna non solo agli altri esseri umani, ma agli altri esseri viventi, in questo caso alle scimmie. Ora, secondo me sarebbe interessante aver modo di verificare se questo funzioni anche, non lo so, in esseri che possiamo giudicare distanti da noi. Da un punto di vista del comportamento, comunque, ci sono studi su scimmie, cani, e per fortuna solo sul comportamento, e ratti, che evidenziano come nei ratti ci sia un comportamento altruistico in una situazione sperimentale altruistico e empatico, cioè un comportamento altruistico che non prevede una ricompensa nell'immediato. E la ricompensa nell'immediato tutti sanno, cioè tutti sanno, chi si occupa di comunicazione, chi cerca di venderci qualcosa, chi regola l'andamento dei mercati, l'andamento della borsa, sa che per l'umano medio, io per primo, differire la gratificazione è complicato. Spiegano la tentazione, ad esempio, ma dai, questa cosa la mangio, tanto chi se ne frega, perché magari ho deciso che calerò di 10 kg ed è una meta molto lontana, è lontana in termini di peso, è lontana in termini di proporzione rispetto al mio peso, probabilmente è lontana in termini temporali e sembra che addirittura il fatto che sia lontana da un punto di vista spaziale è fondamentale.
Cioè, se capita in questo momento, ma dall'altra parte del mondo, d'accordo, partecipo, ma sembra che il massimo di partecipazione sia, in termini di empatia, viene distinta tra cognitiva ed emotiva, sembra che sia in termini al massimo di empatia cognitiva. Molto spesso scatta un chissene, anche perché un altro concetto che esiste in psicologia è quello dell'abitudine, dell'assuefazione. E abitudine e assuefazione fanno parte, sono tecniche, sono meccanismi che ci permettono di sopravvivere. Quindi il bombardamento mediatico sicuramente non aiuta. Se avessimo una notizia ogni tanto, anziché costantemente informazioni di questo tipo, con titoli ad effetto, sappiamo tutti che i giornalisti, i giornali, chiunque insomma faccia comunicazione, dal momento che c'è tantissima offerta anche di comunicazione, cerca il sensazionalismo per attirare la nostra attenzione. Comunque, tornando a felicità, è possibile con metodo di disciplina essere gentili, essere generosi, essere compassionevoli. Generosità e compassione sono abbastanza facilmente individuabili. Per quanto riguarda la compassione, una definizione di compassione interessante e che trova d'accordo psicologia cognitiva e il Dalai Lama è stato mentale non inteso a nuocere. Ovvero, potrebbe essere che io stabilisca da nerd, da secchione, quello che è, che il mio metodo da applicare con disciplina abbia come regola principe, me ne frego di quello che dicono in senso buono, me ne frego di quello che dicono le 60.000 leggi che ci sono nel mio paese, ma ho una sola regola che mi vincola ancora di più di quello che mi viene detto in una maniera spesso interpretabile, in una maniera amministrabile, in una maniera in cui a volte lo stesso gruppo che ha scritto la legge non ha bene le idee chiare su cosa vorrà dire e su cosa vorrà significare. Una regola può essere non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te, la trovate in rete, ed è una banalità. La cosa interessante, secondo me, da questo punto di vista, è che posso essere felice inanellando una serie di ovvietà. E non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te è una regola abbastanza semplice, ed è meno vincolante di quella che viene definita la regola d'oro, che è fai agli altri ciò che vuoi sia fatto a te. Magari io posso avere preferenze che cerco di condividere con altri e non è detto che a loro faccia piacere, non è detto che loro vogliano condividere con me questo. Quindi mi fermerei a quella che definiscono regola d'argento, non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te. E questo significa considerare i miei diritti, ma anche i diritti di tutti gli altri. 4 luglio, tutti sappiamo più o meno cosa significa questa data, 1776, abbiamo i padri fondatori negli Stati Uniti, la Costituzione, hanno una gran bella idea, dicono, scriviamo che è diritto inalienabile dell'uomo, e per il periodo era già avanti, comunque il diritto inalienabile di tutti gli esseri umani, in quel caso, e adesso potrebbe essere di tutti gli esseri viventi, è quello alla vita, quello alla libertà e il perseguimento della felicità. Questi l'hanno messo nella Costituzione, in un certo senso è scritto anche qui da noi. Però si scrive che tutti gli esseri viventi, tutti gli esseri umani hanno diritto a non soffrire, hanno diritto ad essere liberi, hanno diritto a perseguire la felicità e probabilmente qualsiasi essere vivente ha... quello che a me da secchione porta al legame tra tutti gli esseri viventi è che ci siano un sacco di ricerche che dimostrano che, se è vero che pensiero, cervello e comportamento siano la stessa cosa, secondo il materialismo eliminativo almeno, tutti gli esseri viventi abbiano, non completamente, ma la logica sfumata mi dice che in ogni verità c'è una percentuale di non condivisione, di potenziale falsità, e in ogni essere vivente ci sono analogie funzionali con tutti gli altri esseri viventi. Una fra tutte può essere nessuno vuole soffrire, e tutti in un certo senso vogliono essere felici. Se io chiedo, per quanto riguarda la possibile definizione implicita, quello che sentono le persone essere la felicità, se io chiedo che cosa non sia essere felici, molti risponderanno è soffrire, molti risponderanno
è non provare niente, che però nel tempo si avvicina molto a soffrire. Magari sono deformato dal mio lavoro, però capita che i pazienti che riportano di non provare emozioni, nel caso in cui si presentino per parlarne, molto spesso lo vivano come un disagio. Chiaro che lo psicopatico sarà felice di non provare empatia emotiva, perché questo sarà un disturbante. Proverà empatia cognitiva, e quindi anche lo psicopatico, quello che viene definito psicopatico, prova una sorta di empatia. Quelli vecchi che possono aver visto uno sparatutto tipo Terminator con Schwarzenegger, nel primo, lui sa ricucire, sa operare un essere umano, perché ha tutta l'anatomia umana nel proprio software, ma per poter uccidere meglio. In quel caso converte e utilizza per poter aiutare una persona. Quindi l'empatia, in questo caso cognitiva, probabilmente rimane cognitiva, però comunque il gesto è un gesto positivo. D'accordo. No, io dopo volevo fare una domanda. Sì. Perché... Ma non dovevi parlare di felicità? No. È felicità. No, l'unica cosa che volevo chiedere è questo. Ma non ci può essere una connessione con il fatto di quello che mangiamo con un nostro stato emotivo ed emozionale? Ovvero, io per esempio, visto che parlo con uno psicologo, ne approfitto, da quando sono diventata vegana e quindi ho cambiato da vegetariana, quale sono stata per 12 anni, a vegana, quindi non ho più assunto nulla di origine animale, ho cambiato proprio il mio stato emozionale. E quindi mi viene da chiedere, proprio a un competente in materia, se effettivamente non mangiare più nulla che non sia vittima anche di sofferenza, dolore, paura, eccetera, non vada anche proprio a influenzare su quello che sono le nostre emozioni. Ecco, questo per me è molto importante, perché io l'ho verificato sia su di me che su tante altre persone che hanno fatto questo passaggio. Sicuramente è un punto di vista che condivido, nel senso che il motivo per cui ho smesso e cerco tuttora, cercando di migliorarmi costantemente, cioè cercando di essere sempre più efficace in quello che vorrei fare, ho smesso di mangiare qualsiasi cosa di origine animale con l'idea di provocare sofferenza il meno possibile. Quindi, per quello che so io, non ci sono evidenze empiriche che permettano un collegamento di questo tipo. Però può essere semplicemente che non siano state condotte ricerche con il metodo e la disciplina di cui parlavo prima, che portino a conferme di ipotesi di questo tipo. La cosa che sicuramente è dimostrata è che se la mia intenzione è essere, ad esempio, vegano per non causare sofferenza, la consapevolezza di essere così e da questo punto di vista non causare sofferenza sicuramente migliorerà il mio vissuto, la mia condizione permanente di felicità, la mia linea di base di serenità, il mio stato di serenità interiore, e mi permetterà di condividerlo in modo efficace con altre persone. Ovvero, questo sicuramente modificherà, ottimizzandola in quella direzione, la mia chimica, ma per quello che so io deriva prevalentemente dall'intenzione. Cioè, il mio metodo, nel senso che applico con disciplina, è: non voglio causare sofferenza, non mangio animali, e quindi questo mi fa stare sempre meglio. Ma non mi fa stare sempre meglio perché ho una bella sensazione, mi fa stare sempre meglio perché quella bella sensazione è riflesso di una riconfigurazione neuronale, è riflesso di una riorganizzazione chimica. Poi mi è capitato di parlare con un veterinario che ha trovato un modo. I cervi dicono che abbiano, quello stranamente non l'ho mai mangiato in vita mia, però veramente era una battuta, dicono che soffra tantissimo, senta
quando sta per morire, senta lontanissimo, e quando sta per, cioè, un suo simile ucciso, e la sua paura si traduca in un cattivo sapore. Lui ha trovato un modo e vende i cervi ai ristoranti, mi vende i cerbiati a cui i bambini vanno da mangiare perché li tiene in un parco aperto per darli ai ristoranti. Lui, da un punto di vista chimico, questo lo nega, perché dice, poi però molto probabilmente sarebbe interessante che qualcuno decidesse di fare una ricerca in modo da ottenere dati da poter presentare a chi non è d'accordo su questo punto di vista. Metodo e disciplina non solo per essere felici, ma anche, ad esempio, per fare una ricerca di questo tipo e portare dei dati che siano sotto un certo aspetto importanti, che abbiano un peso. Purtroppo non... Allora, purtroppo, te lo dico anch'io, il tempo vola e abbiamo veramente ancora pochi minuti, che se tu sei d'accordo vorrei lasciare al pubblico se ha qualche cosa da chiedere, perché non capita tutti i giorni di avere magari da fare una domanda direttamente a uno psicologo che si occupa proprio di stati emozionali, e quindi possiamo anche, voglio dire, approfittarne visto che sei qua. Allora, se tu me lo concedi, lasciamo magari un attimino 5-10 minuti al pubblico, a meno che tu non abbia bisogno di... Ok, magari concludiamo dopo il discorso. Prego. Aspetta, passo il microfono, scusa. Ah. Allora, io ho fatto la scelta di essere tendenzialmente vegana da poco. Probabilmente come, diciamo, riflesso, pur non imposto, anche mio figlio un paio d'anni fa ha fatto la stessa scelta. Ovviamente questa scelta è stata ampiamente criticata, soprattutto dal medico. Allora, al di là della questione proprio prettamente medica, ci può essere un risvolto negativo, anche se io in me stesso ho già trovato una risposta, però mi affido magari a una sua esperienza maggiore. Per la psiche dei bambini, approcciare questo tipo di percorso, questo tipo di scelta, di vita? Certo, grazie della domanda. Da un punto di vista della nutrizione, ovviamente non posso dire niente. E tra l'altro sapete meglio di me che c'è chi dice faccia bene, c'è chi dice non sia vero, c'è chi dice non ci puoi nascere, c'è chi dice invece se ci nasci probabilmente ci cresci diventerai più sano, quindi sicuramente complesso. E per quanto riguarda, no, penso che più o meno si senta comunque, per via della registrazione, scusa. Per quanto riguarda gli aspetti psicologici, ci sono un botto di ricerche che mostrano come, fatto ovviamente nel dovuto modo, cioè nel senso da un punto di vista vegano, da un punto di vista vegetariano, mangiando un po' di tutto, cioè nel senso con un'alimentazione che, per quanto di nicchia, corretta, da un punto di vista psicologico, fatto nei dovuti modi, fa assolutamente sentire meglio. E se le mie figure di riferimento, le mie figure importanti, ci sono un sacco di articoli in rete su trovati un buon mentore, o più di uno, e in più molto spesso si dice che quelli buoni sono presi, e quindi non andarlo a cercare, ma cercati le informazioni che ti sembra rappresentino il contributo di un buon mentore, una buona formazione. E se fatto nel dovuto modo, con il conforto delle figure, nel suo caso, delle figure di riferimento, con la condivisione e con la possibilità di consolidare questo atteggiamento, probabilmente si tradurrà in una sensazione di benessere, in una sensazione di non nuocere, di non provocare sofferenza, in una disposizione ad essere, quello che dicevo prima, più compassionevoli, più generosi, capaci di mettersi nei panni degli altri, di comprendere il punto di vista degli altri, e quindi se l'approccio non è prettamente salutista, perché quello può far sì che arrivino informazioni diverse e contraddittorie, se l'approccio non è prettamente salutista, sicuramente, da un punto di vista del falsificazionismo, c'è un'altissima percentuale
che si possa avere una vita più felice, più serena della media. Quindi da quel punto di vista niente da dire, anzi complimenti. Lì ho detto figure di riferimento apposta, cioè nel senso cercati un buon mentore, significa che dal momento che noi andiamo a cercarci le informazioni in cui tendiamo a riconoscerci, ci deve essere una qualche affinità, ci deve essere una qualche comunione da un punto di vista, da un punto di vista funzionale, cioè bisogna che mi rivolga a qualcuno che sento in parte condividere quello che io magari provo, che non mi so spiegare. Quindi, se la mia sensazione è prevalentemente in quella direzione, allora, per quanto possa essere di valore quello che mi dice un qualsiasi insegnante o un qualsiasi gruppo di insegnanti, posso cercare di ascoltare anche versioni alternative. È complesso dire a un bambino, perché è complesso dirlo a un adulto, cerca diverse fonti di informazioni, ragiona con la tua testa e comportati di conseguenza. Però io sono un po' fissato con l'economia. La prima cosa che dicono quando uno si apre una piattaforma per perdere soldi in borsa è: prendi un botto di informazioni, mettici il tempo che serve e cerca di ragionare con la tua testa, comprendi che probabilmente farai degli errori, farai delle stupidaggini, tesaurizzale e regolati di conseguenza per migliorare. Quindi sicuramente non troverà sempre consenso, anche perché per adesso la percentuale è inferiore, non è la maggioranza, ecco, a vivere in questo modo. Risposta breve, concisa. Allora, lasciamo spazio ancora a un paio di domande, poi purtroppo il tempo veramente corre veloce. Grazie. Grazie. No, secondo me sono state messe sul tappeto una quantità di informazioni per l'appunto molto ampie. Stavo cercando di fare mente locale, ma chiedevo anche un feedback in modo da ricostruire un filo di tutte queste cose che sono state dette. Cioè, adesso per parole chiave, felicità, linea di base, poi ho memorizzato gentilezza, ho memorizzato compassione. Ecco, si riesce a costruire un percorso che c'ha un minimo di sequenza un po' più lineare, perché altrimenti è un po' difficile. E oltretutto, un conto è parlare di gentilezza come in forma prescrittiva, e un conto è dire ok, cioè, ma la gentilezza me la comando, è a richiesta, cioè come la si sviluppa. D'accordo. Per quanto riguarda la gentilezza, è passata un'ora ma mi dimentico ugualmente. Per quanto riguarda la gentilezza, per quanto riguarda la compassione, per quanto riguarda la generosità, magari a comando, magari perché è prescritto, magari perché seguo delle regole, siamo in uno stato di diritto, e quindi un'altra cosa che dice Popper, quello del falsificazionismo che ha scritto Congetture e Confutazioni, è, oltre a cerca di applicare un metodo scientifico, qualsiasi cosa tu faccia, è la tua libertà di roteare i pugni si ferma quando arrivi troppo vicino al naso di quello che hai di fronte. E quindi può essere che io parta seguendo delle prescrizioni, e ci sta. Io prima ho detto non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te, è un'ovvietà, è una banalità, è buonismo, quello che è, però cerco di usarlo come regola, e molto spesso mi trovo ad essere più vincolato, molto spesso in questo modo mi trovo ad essere, e ci sono, lo faccio perché mi piaceva l'idea che ci fossero ricerche a conferma di questo, mi trovo ad essere più vincolato molto spesso, ad essermi più vincolato rispetto alla serie di regole che sarei tenuto ad osservare. Le regole, è in Matrix, per non stare a parlare di avvocati, le regole sono un insieme di cose che in parte vanno seguite e in parte possono essere forzate, non trasgredite, però forzate. Quindi molto spesso c'è un margine di manovra per gli addetti ai lavori che io, che non sono del mestiere, non posso comprendere. Quindi può essere che sia prescrittivo, per cominciare, però non è detto che io mi ci trovi bene e che, utilizzando nelle forme che si convengono, per esempio generosità e gentilezza, io arrivi a consolidare
quella che parte come condizione mentale intesa a non nuocere, e che sia compassione. E tutto questo, se è vero quello che ho detto su come potrebbe funzionare l'architettura del cervello, e tutto questo si tradurrà in parti del cervello che si attivano. Adesso le neuroscienze hanno questa cosa della risonanza magnetica, hanno un sacco di strumenti per vedere quali parti del cervello si attivano quando faccio una determinata cosa. È possibile che, una volta individuate le aree della generosità, della compassione, della gentilezza, dell'empatia emotivo-cognitiva, è possibile che quelle aree tendano ad attivarsi sempre più spesso. Una cosa di cui parlano gli psicologi è l'innesco. Io entro qui dentro, dove mi vogliono vendere qualcosa, e c'è una musica particolare che io probabilmente ho sentito in televisione o da qualche altra parte, che mi fa dire, cazzo, è una Coca-Cola, come sarebbe l'idea? E magari non la bevo, però il pensiero c'è. E addirittura sullo sfondo, lo sfondo di molti banner nei computer, lo sfondo di alcuni siti a pagamento, è uno sfondo che io, senza rendermi conto, ritrovo nei commercial, nelle pubblicità. Questo perché il mio cervello tende a cercare quello che gli è familiare. Quindi anche quello che mi è diventato familiare, soprattutto quello che mi è diventato familiare indirettamente, in modo intuitivo. Perciò cominciare in modo prescrittivo non esclude che quelle aree del cervello si attivino sempre più spesso, familiarizzino con i concetti e quindi tendano a prevaricare le aree del cervello che sono, per esempio, il contrario di gentilezza, compassione, generosità. Grazie a voi. Facciamo un applauso, davvero. Grazie mille per... Grazie a voi della pazienza. Grazie a te per le tue parole. Spero che siano state magari uno spunto di riflessione e un aiuto, perché uno psicologo in realtà è una persona che ci pone il suo aiuto, quindi insomma cerchiamo di fare tesoro di queste parole, cerchiamo di farle nostre, io per prima, per cui insomma grazie Massimo Zanetti, grazie mille, davvero. 5 minuti, giusto il tempo tecnico per poter passare da una conferenza all'altra, avremo Vincenzo Canoro e sarà anche questa un'altra interessantissima conferenza. Grazie per l'attenzione.